Ci troviamo anche per questa puntata nell'ambulatorio del dottor La Rosa, che vado subito a salutare. Buonasera dottore, benvenuto a Ciotola. Anche per oggi c'è qui un'email per lei, ci scrive Luca. Vorrei porre l'attenzione del veterinario della trasmissione un problema che mi è capitato in questi giorni con il mio cane, una meticcia di pastore tedesco di circa un anno e mezzo, e cioè che smuovendo il suo pelo per spazzolarla mi sono accorta che gli uscivano fuori dal manto dei pezzetti bianchi come se fosse della forfora. Se è possibile vorrei sapere in realtà cosa sia e quali siano state le cause possibili che hanno scaturito tutto ciò. Vi ringrazio e vi faccio complimenti per la trasmissione sin dall'inizio. Grazie Luca. Allora dottor La Rosa, che cos'è questa forfora che si presenta nel cane di Luca? Beh, la forfora è una desquamazione dello strato più superficiale della cute. Anche per noi umani lo strato più superficiale della cute è uno strato cosiddetto a cheratina che si ricambia continuamente, quindi vi sono delle cellule che hanno un ricambio notevole giornaliero. Quindi quando questo ricambio di cellule rimane nei limiti del fisiologico, non si nota la presenza di eccesso di squame sul pelo, parlando degli animali. E quando invece vi è una qualche patologia che può alterare questo normale ricambio dello strato superficiale della cute, quindi di questo strato cheratinizzato, allora si entra nel campo delle patologie, perché non è normale che vi sia un ricambio eccessivo di cheratina, quindi di cellule superficiali, quindi vi è una causa che può portare a questo, e quindi a quel punto va cercata la causa e va trovato un po' cos'è che gli accelera questo ricambio e cercare di poi porvi rimedio. Quali possono essere le cause della forfora? Le cause possono essere tantissime, possiamo avere delle cause parassitarie che sono tra l'altro frequenti, come per esempio un parassita cutaneo presente sul pelo dell'animale che fa poi evidenziare una notevole quantità di forfora, la celetiellosi. La celetiella è un piccolo parassita che si nutre di detriti cutanei e irritando la cute dell'animale tende a creare una iperproduzione di forfora. E la diagnosi in questi casi la si effettua andando a trovare il parassita che non si vede a occhio nudo, ma con alcune metodiche lo si riesce a riscontrare, e quindi per trovare questo parassita e poi effettuare una terapia adeguata. Altre cause parassitarie, come per esempio alcune forme di rogna, possono dare questo tipo di presenza di forfora, oppure delle cause non parassitarie come la leishmaniosi. La leishmaniosi può anche dare la presenza eccessiva di forfora in alcune aree ben localizzate, oppure delle intolleranze alimentari. Le intolleranze alimentari o intolleranza ad alcuni singoli alimenti, oppure ad eccessi alimentari di alcuni alimenti. Per esempio l'eccesso di carboidrati in alcuni soggetti può dare un'eccessiva quantità di forfora sul manto. La presenza di pidocchi può simulare la presenza di forfora, anche se il bianco che si vede non è forfora, ma il cliente porta l'animale in ambulatorio dicendo che il suo cane ha la forfora, quando poi in effetti non è forfora, sono questi piccoli parassiti, anzi le uova di questi parassiti. E poi tante altre cause più o meno gravi. So che la leishmaniosi è una malattia molto grave, in tutti i casi di forfora si deve pensare a questo tipo di malattia? Sì, diciamo dipende dalla localizzazione, e se la forfora la riscontriamo localizzata per esempio sul bordo degli occhi o all'altezza dei gomiti, delle zampe o in altre parti del corpo dell'animale in modo ampio, quindi non localizzato, è in modo generalizzato, allora a quel punto conviene, è preferibile effettuare un prelievo di sangue e andare a controllare se l'animale è affetto da leishmania o meno. E diciamo che la forfora della leishmaniosi è particolare perché ha un colorito particolare, è quasi, quasi argenteo, è indicato come forfora
quindi una dermatite furfurace, proprio perché ha questa colorazione particolare, la forfora dell'Leishmania. Però visto che l'Leishmaniosi è una malattia grave, ogni volta che vi è la presenza di forfora, un prelievo di sangue, un controllo conviene effettuarlo. A parte il controllo di alcune funzioni, di alcuni organi, va fatto in ogni caso ogni volta che c'è forfora, perché anche alcune patologie epatiche o patologie renali o patologie gastroenteriche possono poi portare alla presenza di forfora sulla cute dell'animale. E dobbiamo sempre pensare che ogni volta che c'è il manto che non va bene, quindi o il manto opaco o il manto molto grasso o presenza di forfora o una qualche patologia a carico della pelle dell'animale o della cute dell'animale, bisogna sempre andare a trovare una causa. È un campanello d'allarme che ci indica che c'è qualcosa che non va. Allora dobbiamo cercare di scoprire cos'è che non va per potervi porre rimedio in tempi brevi. Quando c'è la presenza di forfora sull'animale, è possibile un contagio anche per l'uomo? Ma dipende dal tipo di patologia. Per esempio per la celiachia, sì, vi sono rischi di contagio dell'uomo. Non è facile il contagio, quindi non è che solo avvicinandosi all'animale si possa contrarre la malattia. Sono stati riferiti per esempio di casi, sono capitati dei casi dove il cane aveva questa parassitosi e nonostante dormisse nel letto con il proprietario non aveva nulla. Altri casi nei quali invece il cane viveva in giardino e il proprietario era preso questa parassitosi, che si presenta prevalentemente con una dermatite e con la presenza di questi parassiti sul cuoio capelluto, con una sintomatologia simile a quella del cane. La stessa cosa vale per quanto riguarda i pidocchi, anche se non è facile perché quelli sono specie specifici, quindi magari si possono riscontrare momentaneamente, ma poi tendono ad allontanarsi dall'uomo perché preferiscono l'animale. E che cosa si deve fare per prevenire il contagio sull'uomo? Per prevenire il contagio, intanto bisogna effettuare una diagnosi accurata della malattia. Spesso capita che la forfora la diagnosi la si fa in ambulatorio perché il proprietario non se ne preoccupa tanto, a meno che il cane non ha prurito. Allora capita spesso che portano l'animale in ambulatorio e controllando il pelo dell'animale si nota una forfora eccessiva, una desquamazione eccessiva dell'epidermide e quindi allora si comincia a cercare di scoprire la causa. E invece dovrebbe essere il proprietario che alle prime avvisaglie di forfora sul manto del proprio animale deve cercare di deve farlo visitare per farlo vedere e cercare di scoprire se è una banale intolleranza alimentare oppure se è un qualcosa di più grave. Perché se è legata a delle patologie lievi, i rischi per le persone sono limitatissimi o nulli. Se invece è legata alla presenza o di celiachia o di altre parassitosi o anche della Leishmania stessa, anche se il ciclo biologico è talmente particolare che non è facile che l'uomo possa contrarla, allora in questi casi è preferibile riuscire a fare una diagnosi precoce per evitare poi rischi successivi agli umani. Bene, salutando e ringraziando il dottor La Rosa per essere stato con noi e per i suoi preziosi consigli. Grazie a voi, buonasera. Io chiudo qui la nostra rubrica dedicata alla salute degli animali, che però torna come al solito la prossima settimana per spiegarci nuove cose per far vivere sereni e in salute i nostri amici con la coda. Pronti per la nostra rubrica di Cabo Miao? Andiamo subito a salutare il dottor Giuseppe La Rosa, che come al solito Buonasera. È qui con noi per parlarci oggi di che cosa? Beh, l'argomento ce lo suggerisce Filippo, un ragazzo che ci ha scritto da casa e ci chiede: volevo farvi una domanda che riguarda il mio cane, un pastore tedesco di 9 anni che da un po' di tempo ha difficoltà a muoversi la mattina quando si alza dalla cuccia o dopo il riposo pomeridiano. Si nota che ha difficoltà a camminare, è rigido nei movimenti, è possibile che abbia problemi alle articolazioni? Sì, da quello che descrive Filippo è possibile che il problema sia di natura articolare, anche perché vista l'età dell'animale, visto il cane che è uno tra le razze predisposte a questo tipo di problema,
potrebbe essere un problema degenerativo articolare. Parlo di problema degenerativo articolare perché superato una certa età è più probabile che sia quello e non un problema infiammatorio. E dottore, ma l'artrosi è un problema che si può verificare a qualunque età oppure è una malattia causata dalla vecchiaia? È una malattia che si ha prevalentemente con l'aumento dell'età, quindi man mano che l'età aumenta, quindi è una patologia prettamente legata all'invecchiamento dell'animale. E, proprio perché essendo di natura degenerativa è legata a un problema di usura delle articolazioni che poi possono in più avere problemi infiammatori e peggiorare un po' la situazione. Questo nel caso si tratti di una forma primaria di artrosi. Poi sono delle forme secondarie che sono legate ad altri motivi, possono essere legate a traumi pregressi, possono essere legati a problemi di assetto delle articolazioni per patologie articolari che possono essere anche congenite, però qualunque ne sia la causa, qua sicuramente è un problema articolare quello descritto da Filippo. Come ci scrive Filippo, il suo cane è un pastore tedesco. Ho sentito che alcune razze sono più predisposte rispetto ad altri.